Dico che continuiamo anche con altri interventi, se siete d'accordo. Chiamo la Kananchi Zozzi Mariam di comunità nigeriana Marche. Grazie. Good morning all, Deon e buongiorno. Mi chiamo Rosemary Kananchi, vengo da Nigeria, sono sposato con tre figli. Grazie a Sali e tutti gli organizzatori della CIGER che hanno fatto questa assemblea in successo, anche a tempo che mi hanno dato per esprimere mia opinione. Da un paio di mesi che organizzo insieme con Sali Kenny, il segretario del CIGER Marche, Paolo Petrucci, consigliere della parità per la regione Marche, Pina Ferrero, consigliere della parità per la provincia di Ancona, Anna Corinelli, consigliere della parità per la maggioranza, seminario di parità, Quaglianza, integrazione, formazione e informazione della parte degli immigrati. Italia, va bene, scusate, organizziamo la parità, la seminario della parità, uguaglianza, integrazione, formazione e informazione della parte degli immigrati. In Italia, parlando della discriminazione, razzismo, omofobia, stereotipi e partecipazione alla vita sociale e politica. Secondo me, dal mio punto di vista, ho notato che ci sono tanti immigrati che hanno la voglia di integrarsi nel proprio paese, ma a causa della lingua, la maternità, la formazione e l'informazione, non lo sanno che dove devono cominciare a integrarsi nel paese come l'Italia. La difficoltà di esprimere della parte del popolo immigrato ha causato loro a chiudere a loro stessi psicologicamente e fisiologicamente, impedendo loro la partecipazione alla vita sociale del paese. La sensibilizzazione che abbiamo cominciato per induire gli immigrati a partecipare alla vita sociale, politica, comunità, eccetera, mi ha fatto venire in contatto con i problemi numerosi degli immigrati. Problemi di socializzazione della nostra figlia, problemi di difficoltà del lavoro e lavorare senza avere i loro diritti, come gli altri paesi europei. Problemi nel campo sportivo, anche discriminazione e razzismo nel mondo dello sport, ma anche la mancanza di strutture che accolgono bambini per la donna che hanno la voglia di lavorare. La sofferenza che vivono ogni giorno da parte del governo ha causato vita di essere molto complicata e difficile per la famiglia immigrati. Ma alcune di queste famiglie hanno mediamente 3, 4, 5 figli. Ma parliamo di nuovi cittadini Italia, anzi europeo, nel futuro cittadino italiano senza sentire di essere italiano, psicologicamente, socialmente e integralmente. Da parte del governo ci sono tante misure che non le permettono a queste famiglie a vivere bene, pagando tasse molto alte, a monte esagerate con rinnovi di soggiorno, ma non parliamo di altri problemi come la discriminazione, omofobia, a luogo di lavoro, pensione, anche pensione sociale, indifferenza di ogni giorno. Ogni volta mi chiedo se gli immigrati vivono così, articolo 3 della Repubblica, cosa che il governo sta aspettando per attivarla, anzi per praticarla, secondo me. Articolo 3 ha bisogno di pezzi per farla partire. Ma se articolo 3 della Repubblica esisteva, perché tante famiglie che hanno venuto condividere qua stanno soffrendo? Ma secondo me non ho trovato risposta di questo articolo. Articolo 3 della Repubblica, sì. I nostri figli nati in questo paese ovviamente devono sentire italiani e a tutti i costi. Un'altra volta ho sentito a televisione che il ministro Cecilia Chienghe parla della cittadinanza per figli nati in Italia. Un'altra settimana non l'ho sentito più, ma sicuramente senza dubbio che il ministro Chienghe ha voglia di fare questo per i nostri figli. Ma devono riunire a pianificare e attivare queste leggi, non solo per gli immigrati, ma anche tutti coloro che vogliono gli immigrati bene. Un'altra cosa che voglio dire al ministro Chienghe è che non ha bisogno di esperienza a portare a cambiamento. Non ha bisogno di esperienza per portare a cambiamento. Anzi, il cambiamento non ha bisogno di persone che hanno esperienza per portarla avanti. Come diceva Martin Luther King, ho un sogno.
ma dobbiamo sapere che questo sogno non è un sogno personale, ma è un sogno di tutti gli esseri umani, alla stessa razza, colore, eccetera. Ma non solo, ma anche tutti coloro che le vogliono bene, gli immigrati. Va bene, vogliono bene gli immigrati per socializzare e integrare nella paese, per sentirsi bene e arrivare alla parte, se si può dire così. Non parliamo di cittadinanza che gli immigrati devono aspettare a tutta la vita per averla. Aspettando 14 anni teoricamente, 16, 17 anni praticamente per averla, passaporto italiano. Alla fine alcune di queste famiglie immigrati che hanno acquisito cittadinanza italiana vanno in un altro paese europeo dove devono ricominciare a cercare di lavoro e vita sociale. Psicologicamente, come è possibile nel corso degli anni, 16 anni che pensiamo come immigrati, o quasi tutta la vita che sentiamo come immigrati, nel paese che pensiamo che deve essere il nostro paese, come è possibile all'improvviso mi penso come italiano, dopo che ho aspettato 14 e 16 anni di avere il passaporto italiano? Forse il gruppo di psicologi può aiutarmi a capire queste cose. Alla fine vi saluto tutte le persone, associazioni, partiti politici italiani, individuali che hanno partecipato, anche la CIGIA, per il benessere di immigrati e i nostri figli. Grazie.